Francesco Zizza degli Assoste alle spalle, pronti per la rincorsa finale, queste ultime sei partite di fuoco? Sì, abbiamo avuto modo di lavorare bene durante la sosta, abbiamo fatto un importante carico anche fisico e abbiamo ripreso ieri, caricando sia ieri che oggi nel modo giusto in proiezione di domenica, che ci aspetta una partita importante, un rush finale importante, diciamo. Dopo il pareggio di Venezia siete rinfrancati, immagino, è stata una partita dove ha portato molte note positive, da qua bisogna ripartire. Sì, ti dico, per come siamo fatti noi c'è anche il rammarico, perché 2-0 dovevamo chiuderla e vincere, perché questa squadra ha mezzi e potenzialità per poter vincere, deve puntare a mezzi per poter puntare anche al secondo posto. È inutile che ci nascondiamo, perché comunque la rosa è formata da giocatori importanti di categoria superiore, quindi l'obiettivo deve essere di qui alla fine cercare di raggiungere il secondo posto. Poi se alla fine non saremo arrivati secondi o comunque non avremo raggiunto la promozione diretta, abbiamo il compito di provarci fino in fondo a raggiungerla tramite playoff. Secondo te in queste ultime sei partite dove si nascondono le insidie? Quali sono le squadre da temere di più? Guarda, io essendo arrivato a gennaio ne ho viste poche, cioè non ho viste tutte, quindi, ma al di là, anche se le avessi viste tutte, ti dico la verità, cioè il Bassano deve preoccuparsi solo di se stesso, nel senso comunque come sono, penso che il Bassano abbia la rosa più forte di questo campionato, di questo girone, quindi la cosa più importante è trovare diciamo la condizione fisica tutti 25, 24 quanti siamo, e poi io penso che per il mister sia anche più semplice, perché a volte veramente basta che, per dire, scendono 11 in campo e alla fine il risultato si raggiunge lo stesso, e quindi ti ripeto, il Bassano si deve preoccupare solo di se stesso e non deve guardare gli altri. Un'ultima cosa, il bilancio di questi tuoi primi tre mesi in giallorosso com'è? Guarda, sono contento, ma per come sono fatto non vorrei, e sono sincero, magari mi aspettavo anche di giocare di più. È naturale, capisco il mister, capisco anche la situazione, comunque che arrivare a gennaio non è mai semplice, poi io venivo da 4 mesi in cui ero fermo. Quindi diciamo c'era una meta in preventiva anche questo momento qui. Però io sono pronto, come io, come gli altri ragazzi, perché comunque ti ripeto, veramente una rosa forte per questo girone. Quindi il mister può scegliere chiunque e sono sicuro che chi scende in campo non è difficile che sbagli la partita. Quindi spero di essere importante di qui alla fine. Nei playoff, ora speriamo di raggiungerli, vuol dire che siamo andati su diretti, però solitamente nei playoff ho sempre avuto la fortuna di farli, di vincerli, anche di perderli, però di far sempre tanti gol, quindi se dovessimo andare spero di essere pronto nel modo giusto e ci penseremo comunque dopo. Nicola Bizzotto, domenica si riparte, arriva il Fano e da qua bisogna cominciare a correre. Sì, siamo arrivati al rush finale, è ogni partita bisogna affrontare queste ultime sei partite affrontandole una per volta, ragionando e preparando sempre partita per partita, per cui sarà un bel mese e mezzo intenso. In queste ultime sei partite affrontate le prime tre e anche le ultime, quindi secondo te quale sarà l'insidia? Più dietro o più davanti? Beh, entrambe, perché tutte le squadre hanno bisogno di punti, anche noi ovviamente abbiamo bisogno di punti, per cui ci sarà da combattere, perché tutti hanno fame e sono le ultime sei partite appunto per raggiungere i propri obiettivi, ognuno ha i suoi obiettivi, noi ovviamente quello delle parti alte della classifica, ma soprattutto le squadre che sono lì giù, insomma, sono da affrontare con estrema attenzione. Il pareggio di Venezia ha dato morale, ha fatto vedere che il Bassano c'è, se le vuole giocare fino alla fine, e questo è un buon segno. Sì, penso che abbiamo dato una dimostrazione di avere carattere, per cui bisogna prendere gli aspetti positivi della partita per affrontare comunque queste prossime partite con la stessa convinzione, con la stessa aggressività che abbiamo dimostrato lì a Venezia.
Una considerazione a livello personale, hai avuto una stagione di alti e bassi per guai fisici, adesso ci sei, potresti essere magari l'uomo in più di questo Bassano. Speriamo, io ci sono e ci mettiamo in gioco, speriamo di essere utile alla causa a tutti quanti.